gatto, capra, cacio, pizza. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Più veloce. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Ah, mi sono sbagliato. Questo scioglilingua è il protagonista di questo super gioco. Sapete come si chiama, ragazzi? Sì. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Ma prima rilassiamoci, perché sarà una sfida molto intensa. Giocherete anche voi con il Pop It, l'oggetto del momento. È un finger toy, cioè un gioco da dita per rilassarsi, ma noi lo reinterpretiamo in maniera giocosa. Vi mostriamo dei giochi con cui sfidarvi. Appoggiamolo su una superficie piana e iniziamo a farlo poppare. Silenzio, ragazzi, Pop, 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 pop. Cioè, il nostro non è popposissimo, cioè nel senso che ce ne sono anche di più popposi, ma dovete proprio far entrare il dito. Hai sentito? Sì. E il bello è che quando avete finito di poppare, sai cosa fai, Ale? Lo giriamo e poppi di nuovo! Puoi poppare con un dito, prova. Puoi poppare con due dita contemporaneamente, tre dita contemporaneamente, cinque dita contemporaneamente. Ma soprattutto ci si può anche giocare, vediamo come. Questo potrebbe essere già un modo, oppure essendo di silicone può essere un frisbee e lo potete utilizzare anche al mare, anche con l'acqua, ma il bello, il classico è la challenge. Ovvero l'ultimo che poppa perde. Andiamo a poppare, vai Ale, inizia tu, dai. Bisogna farli sulla stessa riga. Io posso scegliere la tua stessa riga oppure un'altra, indovina cosa scelgo, Ale? Giallo. Esatto, e poppo solo uno. Io poppo due qua. Io poppo uno qua, vai senza pensare, devi poppare, rilassarti, io un arancione. Tre, io tutti i rossi, elimino la riga. Due lì azzurri, due gialli. Tre gialli. No, mi hai esaurito il giallo, non si fa. Adesso... No, ho sbagliato mossa. Perché? Ah no, sì. La mossa ho giusta. Perso io. Hai perso, sei l'ultima che ha poppato. Pop It esiste anche in molte altre versioni di forma. Ad esempio in quella quadrata potete giocare con le righe sia ovviamente in orizzontale che con le colonne in verticale. Poi c'è la gara chi poppa più veloce. Io comincio di qua in ordine, tu cominci di là in ordine. Chi riesce a sconfinare oltre la metà? Vince! 3, 2, 1, via! Vai, si parte! Mi raccomando, vanno poppati bene. Puoi tornare indietro. No, hai vinto per un soffio, uffa! Viene già da fare la rivista, basta girare. Vai, sei pronta? Via. 3, 2, come via? Non tre dita. E non è finita qui. Occhio a non poppare il pop sbagliato. Prendete una biglia. Noi stiamo usando quelle di Mangia Hippo, ad esempio. La mettete lì. Sopra mettete il Pop It. Lo sposto un po'. A caso, di modo che nessun giocatore sappia dov'è. Aspetta. E adesso non poppare quello sbagliato. Inizia tu, Ale. E qua. Chi si becca lo scherzetto perde la sfida. Secondo me qua è veramente irriconoscibile. Qua ci vuole un Pop It bello colorato. Perché no! Quelli... Ah, hai perso! Rivincita! Quelli trasparenti fanno notare il colore della biglia che c'è sotto. E non è finita! Se siete indecisi tra... Fragole o banane. Un grande classico. Allora, chiudete gli occhi. Vai, Ale. Mettete una biglia all'altro giocatore, coprite il vostro Pop It e lui inizia regolarmente a fare il classico... Fragola banana, fragola banana, fragola banana, fragola banana. Va bene banana, anche per il mamma banana, non mamma, Fragola banana, fragola banana, fragola banana. E quando banana, trova la biglia... Banana! E non è finita, ragazzi! Questo è il pop-off! Dovete riuscire a far rimbalzare una biglia prima della linea che abbiamo tracciato e metterne tre in fila. Se non ci riuscite, vince il giocatore che ne mette di più all'interno del Pop It! Io palline azzurre. Io sfai spazio alle palline gialle. 3, 2, 1, via! Occhio, si può lanciare ovviamente in tutte le linee. Oh no, è uscita! Vai, sono già tre! Ne manca solo una! Ah! Ma te ne hai ancora? No, hai vinto! Ho vinto per aver messo quattro biglie! E ora che ci siamo riposati... Fa anche da ventaglio, wow! È il momento, sei pronta, Ale? Pronta. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza! La scatoletta pucciosetta è magnetica e si apre così! Ah, che goduria! All'interno troviamo tacco, gatto, capra, cacio, pizza! Non allenarti, Ale, non è valido! Diamo un'occhiata velocemente alle istruzioni che dicono sai cosa? Sì, tacco, gatto, capra, cacio, pizza! E ovviamente velocemente, perché adesso ci giochiamo dal vivo! Ma prima diamo un'occhiata alle 64 carte! Che sono belle pucciosette, hanno dei disegni kawaii proprio. Gatto, gatto, cacio, ma che carino è il gatto. Capra, capra, capra. Ale, ti stai allenando? Non è valido. E qua ci sono le carte speciali che spezzano il gioco in modo pazzo. Fai la marmotta, Ale. Bravissima. Il gorilla. Oh. E il narvalo come fa? Cornetto.
Dopo aver mescolato le carte, distribuiamone 12 per ogni giocatore. Si può giocare fino in 8! Il primo a giocare gira la prima carta e inizia lo scioglilingua. Taco! E poi, vedete il secondo, gatto! E poi il terzo, capra! Ah! La capra è uscita! Quando tra voce e carta c'è corrispondenza, bisogna battere sul tavolo prima di tutti. L'ultimo che batte ovviamente perde e si becca tutta la pila che deve mettere sotto la sua. Vince chi, dopo aver finito tutte le carte, vince una corrispondenza. Che male! Ma occhio alle carte speciali! Quando compaiono bisogna fare l'azione, vai di corsa e battere sulla pila! Sei pronto? Sì, andiamo alla... sfida! Ragazzi, giocate con noi! Quando vedete anche voi una corrispondenza in video, allora battete le mani e provate a batterci. Che carini che sono questi disegnini, Ale. È vero, ma non distrarmi. Ci avevo provato. Bene, ma il popit, Ale, deciderà chi vince. Sei pronta? Pronta. 3, 2, 1, via! Si parte. Ta-ta-ta-ta. No, perché sono così lento e uno non l'ha popato bene. Inizio io. Vai, tacco. Ale. Gatto. Capra. No, ho già perso. Ragazzi, a voi com'è andata? Io prendo intanto le carte e le metto qua sotto. Tocca a te che hai perso. Mi raccomando, ragazzi, in questo gioco ogni esitazione viene punita con ti becchi subito la pila. Del braccio. Non si fanno. E decisioni su chi devi chiamare. Animali diversi che non siano il gorilla, la marmotta, il cavallo che non c'è, eccetera. Ricomincio io, tacco. Vai, è tu, Ale. Fatta, era un bel gorilla. Taco. Gatto. Cap. Cosa c'è? Ah, narvalo! Brava, mi ero dimenticato. Ragazzi, ovviamente, quando trovate una corrispondenza così, dovete fare il gesto anche voi a casa. Certo. E non battere le mani, mi raccomando. E bisogna tenere un ritmo sostenuto. Non è valido fare taco, gatto. Gatto. Taco. Gatto. Ma come? Che fortunella. Non può uscire il taco. Taco. Gatto. Capra. Cazzo, me le prendo, dai, perché... Hai sbagliato, non si può neanche sbagliare. Sono stata troppo indecisa. E tocca a te. Io credo che una partita potrebbe Tacco. Durare... Capra. Gatto, sbagliato. Potrebbe durare anche giorni. Tacco. Gatto. Brava. Tacco. Gatto. Capra. Vai, gorilla, sempre mio. Si prendono tutte quelle manate. Giocate Tacco. Su un tavolo molle. Gatto. Capra. Giusta, la capra, vai, sto ingranando. È che o penso al nome o penso alla figura. So, è bello del Tacco. Gatto. Capra. No, mi hai battuto il gorilla, ero campione di gorillismo. Ragazzi, voi avete fatto a casa il gorilla? A pizza non siamo ancora arrivati comunque. Giusto. Dai. Tacco. Gatto. Capra. Caccio. Pizza. Hai sbagliato, hai fatto un gesto, non si fa, ragazzi. Tacco. Gatto. Preso, vai, tutto tuo. Tacco. Brava. Tacco. Vai, tua. Beccati il narvalo. Tacco. Gatto. Capra. Cacio. Scusa, sistemo, vai. Pizza. No, non devi rubarmi il gorilla. Ragazzi, mettetevi comodi anche voi perché sarà una sfida lunga. Tacco. Gatto. Tacco. Ah, era il tacco veramente. Bravo. Ho detto che non poteva uscire. Tacco. Gatto. Capra. Uffa, per un pelo, ho sentito la tua mano lì sopra. Tocca a me sempre. Tacco. Gatto. Capra, andate via con Caccio. La mano per far vedere a tutti. Pizza. No, ero così contento che eravamo arrivati alla pizza che mi tengo le carte. Tacco. Il narvalo più veloce del web. Tacco. Non può uscire. Gatto. Caccio. No, ho sbagliato. Capra. Hai sbagliato, vai. Tacco. Ma come? Ma il tacco così non me l'aspetto mai. Occhio, è tacco. Gatto. Capra. Caccio. Poi escono vicine. Pizza. Tacco. Gatto. Sì, grande. Questo era un mucchione, vai. Tacco. Mannaggia. Come sta andando a casa, tacco? Gatto. Il narvalo. Le botte in testa, le botte sulla mano. Tacco, veloce. Gatto. Capra. Scusa. Caccio. Pizza. Tacco. Fatta. Fatta, 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 fatta. Prendi, prendi, Al. Tacco. Pensa quando giochi in otto. Gatto. Capra. Tacco. Ah, te l'ho lasciato così proprio. Tacco. Gatto. Capra. Era testa in giù la capra. Capra, capra. Tacco. Gatto. A me quelli che escono subito mi danno fastidio. Tacco. Gatto. Ma non può uscire ancora. Basta, gatti. Ci sarà una fila dopo. Tacco. Gorilla mio. Tiè. Eh sì, se me lo dai a me. Me lo volevo prendere. Tacco. Gatto. Capra.
Tacco! Il narvalo, quanti ne ho di narvali? Tacco! No, ho fatto la capra, ma ero pronto. No, hai detto narvalo, era la capra. Vabbè, tacco! Vai, l'ho preso, è tuo. A me. Ormai sono abituato a prendere tutto. Tacco. Gatto. Capra. Cacio. Pizza. Tacco. Gatto. Capra, veloce. No! Ah, te li prendi! Tacco. Gatto. Capra. Mi tengo anche il mio cacio, via. Tacco. Gatto. Capra. Cacio. Sono già la prossima carta io. Tacco. Gatto. I gatti. Adesso arriva... oh, arrivano i gatti, attenzione. Adesso io butto giù ogni gatto. Tacco. Gatto. Ho fatto la finta, scusate. Oh, non si fa, non si fa, bisogna essere precisi. Tacco. Gatto. Capra. Cacio. Pizza. Oh, mannaggia. Beh, a me piace il gorilla. Tacco. Gatto. Cacio. No. Dopo un po' perdete lo scioglilingua, perché tacco, capra, gatto, cacio e pizza. Tacco! Ma no! Era un tacco. Sono rimasto male. Tacco! Boh, beccati un tacco. Oggi non mangerò né tacco, né capre, gatto. Invece di parlare, il capre non le mangi, le capre. La pizza sì, tacco! Oh, l'arvalo è tuo. Tacco! Gatto! Bellissimo, mi stai divertendo a casa. Povero, stavi di sì. Tacco. Gatto. Capra. Cacio. Ero già la pizza io. Tacco. Sì, gorilla. Sono erede, gorilla. Ci sei? Sì. Tacco. Ma ho buttato la mano lì. Tacco. Gatto. Capra. Per un soffio. Sono stati lentini tutti e due. Lo so. Ritmo, ritmo. Tacco. Vai, ho preso il tacco del taco. Tacco. Tacco? Non capisco più niente. Gatto. Potresti già vincere? Sì, però devo continuare comunque la serie. Sì, ah, se c'è una corrispondenza. Capra. Ho vinto. Veramente? Eh sì, ho vinto. No, no. Ragazzi, questo gioco è divertente. Avete le mani rosse. Batti 5, dai. È stupendo. Noi abbiamo preso il link qui sotto e merita veramente tanto. Fateci sapere su Instagram com'è andata. Se siete riusciti a fare tutto lo scioglilingua e anche il gorilla e anche Vaiale, il narvalo e anche la marmotta. Ma è venuta. Dov'era la marmotta? Si vede nelle carte che non abbiamo usato. No, che peccato, ragazzi. Vuoi fare un'altra partita? No. La facciamo appena si è sbollita la nostra mano. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. E se vi piacciono le sfide, c'è il gioco della famiglia GBR. Anche quello lo trovate al link qui in descrizione. Ciao.